prenderò pochi minuti per introdurre l'ospite di questa sera, che sapete già chi è, però vi voglio dire prima due parole. Innanzitutto sull'orchestra che è qui alle mie spalle, che è composta in gran parte da musicisti che hanno aderito ad un'iniziativa, sono stati selezionati da un'iniziativa molto importante che nel 2003 è stata messa in campo dal direttore d'orchestra a Padova, Flavio Abbado. Lui ha voluto in qualche modo pensare alla formazione d'eccellenza dei giovani, non solo italiani, e ha fondato nel sud Italia e nel nord Italia due accademie, denominate Accademia Mahler, dal nome della sua personale orchestra di giovani, che è la Mahler Chamber Orchestra, notissima orchestra che insomma, si esibisce in tutto il mondo, nelle sale più importanti del mondo. Ha intitolato questo musicista a queste due accademie e si è preoccupato proprio di persona di trovare i fondi presso le istituzioni per permettere ai giovani che superavano questa audizione di studiare con i maestri più importanti del mondo, perché a Potenza, dove ha sede l'Accademia Mahler per il Sud Italia, vengono annualmente i più grandi violinisti, violoncellisti, violisti del mondo, da tutte le orchestre più importanti. Molti di loro, diciamo il 90%, perché vi spiego, c'è una commissione questa sera, molti di loro hanno aderito a questo, sono stati selezionati per questa accademia, ne hanno preso parte e hanno fatto poi costituito un'orchestra giovanile. Quindi le persone che vedete qui vengono da Palermo, da Firenze, da Matera e alcuni anche, come vedete, dai tratti somatici non sono italiani. E quindi è un motivo di grande orgoglio per noi, per la nostra terra, poter ascoltare questi giovani. Ho ritenuto di unire a loro alcuni professionisti della nostra terra nei ruoli fondamentali di primo violino, primo dei secondi, prima viola e primo contrabbasso, proprio perché essendo molti di loro studenti e non avendo neanche il direttore, c'era bisogno nei ruoli fondamentali di professori, di professionisti che potessero aiutarli. E quindi abbiamo fatto questa bellissima esperienza in questi tre giorni di lavoro insieme, molto costruttiva e veramente di altissimo livello, come avete sentito. Insieme all'orchestra si sono esibiti due flautisti, anche loro sono frutto di una commissione, suonano insieme per la prima volta, si sono incontrati qui a Foggia e vengono da due esperienze internazionali, però uno è italiano, insegna al nostro conservatorio ed è un motivo di orgoglio per la nostra terra, che è Antonio Menduni. E l'altro viene dalla Spagna, un collega di uno dei più grandi flautisti del mondo, amico e anche proprio collega di lavoro, che è stato Rampal, il suo nome è Claude Armani. Io non vi dico niente sulle loro biografie perché sono già chiare sui libretti di sala. Fatta questa precisazione sulla parte musicale, invece vi dico che intanto vi saluto tutti perché questa sera è l'ultimo degli incontri e anche vi ringrazio perché in tutti e 8 gli incontri avete veramente partecipato con un calore e con un affetto, ci avete seguiti, che ci anche invoglia a continuare su questa strada e credo, grazie a voi. Che quando si lavora si ha una risposta, è molto bello, dà soddisfazione a tutti e spinge anche le istituzioni che hanno sostenuto questa iniziativa a continuare ovviamente su questa strada, le quali istituzioni non vanno ringraziate solo per, come dire, in senso formale, ma in un senso molto profondo. Il mio ringraziamento non è personale a loro, ma è di tutta la gente che incontro e che mi dice che bella iniziativa. Io voglio girare alle istituzioni che hanno permesso questa manifestazione il vostro ringraziamento. E perché la loro partecipazione non è stata solo economica, è stata proprio di sostegno anche organizzativo. Io per esempio la prima volta che ho proposto all'assessore consiglio il programma, lei mi ha detto ma perché non fai, visto che ricorre il 150° anniversario dall'Unità d'Italia l'anno prossimo, perché non metti anche un relatore sulla spedizione dei 1000? Quindi abbiamo anche, come dire, interagito sui contenuti oltre che meramente sulla parte economica. Le istituzioni io ve le ricordo perché è un dovere per noi fissare quelli che ci danno la possibilità gratuitamente di assistere a degli spettacoli, credo, di grande livello, e che sono la provincia di Foggia, ovviamente l'onorevole Pepe, e i due assessorati che hanno creduto e che sono deputati ovviamente a questo tipo di iniziative, che sono l'assessorato alla cultura con la dottoressa Consiglio e l'assessore al bilancio, il dottor Leo Di Gioia, e credo che a loro veramente vada il più grande applauso.
ascoltato, perché qui c'è un'orchestra di formazione e lei ci parlerà di formazione. L'idea di invitarla è avvenuta perché mi ha telefonato un giorno per fondare un'associazione che si chiama Insieme per le Eccellenze, e parlando al telefono ho pensato che al di là della sua appartenenza politica, che, sulla quale le ho detto, perché non è più solo in veste politica ma anche in veste di membro della Commissione Cultura, e quindi ci informerà, ci darà un suo punto di vista su quello che è la formazione e di come si sta evolvendo. Però al di là di questo io ho ritenuto che potesse essere interessante come tema quello di affrontare il problema della fuga dei cervelli dall'Italia e soprattutto dal Sud Italia, perché tante persone che ballano, che si laureano, che studiano nel Sud sono costrette poi, nonostante come dire, il talento o le capacità, ad andare fuori. Quindi con lei parlando mi è sembrato che quello che ha da dirci, ripeto, al di là di quello che ci dirà sulla politica, che può essere un po' condivisibile, ma non entriamo, questa non è una stagione che si occupa di politica, ma al di là di quello che ci dirà politicamente, ci darà un messaggio umano su quello che si può fare, che possiamo fare partendo da noi stessi per tutelare il nostro talento. Allora la invito sul palco ed è Gabriella Camucci.